Ma buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Buon inizio settimana a tutti con Bitcoin che fa vedere qualche segno di vita. Se nel weekend ci aveva un po' spaventato perché sembrava aver perso definitivamente alcuni livelli chiave, adesso sembra intenzionato quantomeno a non arrendersi facilmente. Questo è ottimo perché ci fa capire che comunque la domanda è ancora bella presente, bella viva. E quindi, insomma, che potrebbe non essere terminato qui la fase rialzista del mercato in corso. Come sempre, i livelli li guardiamo meglio più avanti. Adesso vi ho fatto solo un piccolo cenno su quella che è la situazione complessiva di Bitcoin. C'è molto molto da dire perché, come vedete, adesso io ho inquadrato volutamente il grafico su time frame intraday sulle 4 ore, che mostra evidenziati i due livelli più importanti, il nostro cluster giornaliero che ormai seguiamo da secoli e il precedente low giornaliero, che è quella linea gialla che abbiamo scavalcato nella candela scorsa. Quindi, come vedete, c'è una bella price action in corso. Le altcoin, in corrispondenza di questo pump, chiamiamolo localizzato mini pump perché pump forse è un po' troppo, hanno subito un po', hanno fatto un passettino indietro rispetto a BTC, e questo in realtà è bene perché anche le altcoin si stavano gonfiando un po' troppo. Che dire? Tra poco ve l'ho detto, andiamo a vedere tutti i grafici, quindi andiamo a vedere le altcoin, magari ce n'è qualcuna che durante questa flessione potrebbe andare a toccare qualche livello chiave interessante per posizioni accumulative, e quindi non bisogna abbassare la guardia, perché questi scossoni sono un'ottima opportunità durante appunto le fasi rialziste delle altcoin. Vale la solita regola del buy the dip, insomma, come vale su Bitcoin nei bull market, vale anche sulle altcoin nelle loro cosiddette alt season. Questo nome esotico mi piace sempre. Che dire, io per iniziare, prima di ascoltare le vostre domande, che le voglio come sempre, ne voglio una quantità industriale, non trattenetevi, fate domande di ogni tipo, che siano semplici, difficili, se vi sembrano stupide fatele lo stesso perché non esistono domande stupide, è meglio fare una domanda in più che una in meno, perché va a finire che si scopre qualcosa, non si fanno errori e così via. Io vi ho portato qualche piccolo spunto di riflessione, vabbè, a parte la solita notizia ormai per fare il bull della situazione, visto che ultimamente ho fatto un po' troppo il gufo, adesso faccio il bull e vi condivido questa notizia per cui un'altra azienda importante, si chiama Marathon Patent Group, è listata nel Nasdaq, fa parte appunto del Nasdaq, del settore tecnologico del mercato americano, ha acquistato 150 milioni di dollari di Bitcoin, seguendo un po' la scia di Michael Saylor, no? Di MicroStrategy, utilizzando le sue riserve cash. Le motivazioni sono sempre le stesse: ottenere una piccola, perché comunque si tratta di un'azienda molto grossa che ha molta liquidità, esposizione su Bitcoin, che ormai, non lo so, mi piacerebbe che diventasse un po' non dico una moda perché è un termine brutto, però che le aziende magari seguissero questo trend e iniziassero anche loro a prendere parte su Bitcoin un po' alla volta. Sarebbe molto bello e molto positivo. Poi ho trovato questo piccolo report che non so se voi l'avevate già letto perché è del 22 di gennaio, però io l'ho scoperto oggi in realtà, e potete scaricarlo anche in versione PDF, è un po' più esteso. Però, detto in parole semplici, in parole veloci, anzi, a tal proposito poi vi lascio anche il link, detto in parole veloci, va a condividere con noi, cioè Coinbase va a condividere con noi quello che ha visto lato investitori istituzionali. Quindi Coinbase, che è un portale molto utilizzato dai grossi capitali, dai fondi, da istituzioni e così via, conosce un po' dove si muovono, dove mettono il capitale, a cosa sono interessati. E stando al report di Coinbase, Bitcoin è sempre pressoché esclusivo, ok? Quindi non c'è interesse al di fuori di Bitcoin, a meno che una piccola parte, una piccola luce si sta ponendo su Ethereum, perché di fatto viene detto che nonostante gli istituzionali in maniera predominante hanno acquistato Bitcoin, sto leggendo questo paragrafo, sempre di più hanno preso anche qualche posizione in Ethereum, ovviamente non paragonabile con Bitcoin. Io ho letto poi tutto il report, che è la seconda cripto per capitalizzazione. Ethereum ha performato molto bene contro il dollaro nel 2020, addirittura andando a performare meglio
di Bitcoin stesso, facendo un bel 487% su tutto l'anno. Qua potete vedere il grafico riepilogativo. In sostanza Ethereum viene visto come innanzitutto uno store of value, anche lui in maniera sempre più, come dire, cioè è sempre più visto, ecco, come uno store of value progressivamente, nonostante per adesso di fatto la supply sia potenzialmente infinita, perché per l'economia che attualmente regola Ethereum non c'è un hard cap, ok? Quindi il discorso store of value si potrebbe aprire una grossa parentesi, e di fatto non è strutturato come tale al momento, attenzione, perché con Ethereum 2.0 le cose cambieranno. Secondo punto, come commodity digitale, bello questo termine, che in sostanza è un bene necessario per far funzionare il network, per andare a lanciare, a spostare coin, a utilizzare funzioni di smart contract, insomma a lanciare transazioni sul network Ethereum, e sapete che ce ne vuole anche parecchi ultimamente. Il cosiddetto gas, no, si paga in Ethereum, e quindi di fatto un bene di consumo. Ecco, sono due cose opposte, store of value e bene di consumo, però viene visto un po' in entrambi i modi, non so cosa ne pensate voi. Infine c'è un paragrafino riguardo la DeFi che dice che la DeFi è ancora un'esclusiva retail, quindi a parte qualche venture capital, quindi qualche investitore molto esposto al rischio, che i classici investitori in startup, per capirci, venture capital, nessun investitore grosso istituzionale ha ancora messo le mani nella DeFi. Qui aggiungo io una considerazione: secondo me il motivo principale è dovuto alla mancanza di regolamentazioni. Io penso che il portone della DeFi verso gli investitori istituzionali verrà aperto una volta che ci sarà un framework di regolamentazioni chiaro e non opprimente, mi auguro. Fino ad allora, cioè per ora, per il momento, è ancora un'esclusiva retail, quindi non ha ancora aperto le porte agli istituzionali. Niente, questo è quello che vi volevo dire per introdurre la giornata di oggi, e poi vi ricordo che oggi facciamo un bel airdrop triplo, attenzione, 3 promo code vi dropperò per l'exchange Prime XBT, che so che molti di voi utilizzano. Allora io ogni tanto gli rompo le scatole a quelli di Prime XBT, gli dico dai, organizziamo qualcosa, e allora mi hanno dato qualche promo code da distribuire, 2 ve li avevo dati la settimana scorsa, gli ultimi 3 per un totale di 5 ve li droppo oggi. Non li dropperò nella chat per evitare bot vari, ma li metterò in sovrimpressione durante il live, quando meno ve lo aspettate. Quindi state sul pezzo, andate nella sezione account promo code, perché lo dovrete scrivere qui dentro e attivare. Ogni promo code vale una volta, quindi il primo che lo attiva, se lo becca, 0.005 bitcoin, attenzione, tradabili sull'exchange, potete aprire posizioni, potete farci quello che volete, e i profitti poi ve li potete anche intascare, ovviamente il bonus no, se no sarebbe troppo bello, però insomma stiamo parlando di $150 e oltre, quindi non è male. State sul pezzo, state pronti, perché ne arrivano 3. Se non avete un account su Prime XBT, aprite il mio Telegram, che l'ho postato, ho postato il mio referral link se vi va di utilizzarlo. Per creare un account ci vuole un minuto, a dire tanto, niente KYC, email e password e basta, veramente easy. Torniamo a noi, e soprattutto andiamo proprio a leggere, torniamo a voi, andiamo a leggere le vostre domande. Allora, parto dall'alto. Eccoci qua. Ciao Luca, grazie per il tuo lavoro. Domanda: poco tempo fa ci hai parlato del lending su FTX. Al momento il next funding rate è bello alto con DAI. Cosa ne pensi? È giusto considerare questo investimento poco rischioso? Dal momento che DAI è poco volatile, si aggira costantemente attorno al dollaro. Allora, guarda, ti dico sì, nel senso ha senso considerarlo come poco rischioso il lending su FTX, perché io reputo FTX una piattaforma molto affidabile, al pari di Binance addirittura, è la mia impressione è questa, e inoltre è un lending che è sbloccabile in qualsiasi momento, e alla peggio quando il lending è impegnato. FTX ho visto che si può prendere fino a, mi pare, 6 o 12 ore massimo per sbloccartelo, quindi quello è l'unico vincolo. L'unica cosa è che considera che quel tasso lì è estremamente volatile. Non so se ti ricordi l'ultima volta che ne ho parlato, sul dollaro e sull'euro c'era quasi l'80% addirittura, sul dollaro c'era il 45%, adesso sul
sull'euro c'è tipo il 5 e sul dollaro il 20. Come vedi è volatile, perché alla fine quel prestito lì va a chi fa margin trading, quindi dipende un po' dalla domanda e dall'offerta, come sempre. Ciao Luca, su che percentuale di rischio rendimento consigli di orientarsi quando si va long o short? Ma guarda, in realtà io credo che non ci sia una regola. L'importante, cioè per dire, molti dicono almeno deve essere 2. No, per me è una cafonata questa. L'importante è che sul lungo termine un setup specifico abbia un rischio rendimento compatibile col suo win rate. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu hai un win rate del 90% su un certo setup, anche se avrai un rischio rendimento dello 0,4, va bene lo stesso, perché comunque capisci bene che complessivamente ti porta un bel profitto. Ovvio che se tu hai un rischio rendimento che anche a 5 ma hai un win rate del 2%, quel setup è da prendere e buttare. Quindi l'importante non è il singolo parametro di rischio rendimento, ma è importante contestualizzarlo con il win rate, e l'importanza di questi due parametri insieme va a sottolineare l'importanza di un'altra cosa che è ancora più importante, ovvero del trading journal, una sorta di tabellina, un PDF, un foglio, una qualsiasi cosa, dove tu ti vai ad annotare tutti i tuoi bei trade, ci descrivi il setup di ognuno di essi, i parametri del caso e così via, così puoi farti un po' di statistica. Continuiamo. Ciao Luca, su che... Ah no, questa è quella che ho appena letto. Aponli. vediamo, anche perché io ho aperto uno short, vi ricordo, quindi io dovrei ancora fare il gufo. Ciao Luca, oggi è il terzo giorno che sto provando CryptoTab Browser. Ah, ridaje con sto CryptoTab Browser. Permette di fare mining in background anche su piattaforme mobile. Ascolta, guarda, io ti do un consiglio, lascialo lì dov'è, nel senso, io ho un'opinione molto negativa su questa applicazione, perché di fatto non mina Bitcoin, a quanto ne so, ma mina Monero, poi te li va a cambiare in Bitcoin e ti dà Bitcoin. Ma di fatto la potenza che ti utilizza è molto maggiore di quanto ti viene ricompensato, ok? Quindi in sostanza è come se tu stessi minando con i tuoi dispositivi Monero e alla fine ti viene dato un controvalore minore di quello che avresti effettivamente minato. Io dico, per questi spiccioli qui lascia perdere, perché è un costo di energia e comunque ti rovina l'hardware, perché te lo stressa tantissimo. Tu dici sì, sono dei telefoni da buttare, ok, però considera che forse ci guadagni di più a venderli quei telefoni da buttare, e hai anche il costo di energia che, anche se è basso, comunque è proporzionale, fidati, a quello che guadagni. Insomma, per me è un no gigantesco il CryptoTab Browser. Ciao Luke, gasatissimi come sempre, grande. Grazie mille per tutti i tuoi contenuti e aggiornamenti. Una domanda sul tema CeFi. Hai mai analizzato o provato CoinLoan? Lì si possono mettere a rendita passiva anche euro e al di là degli APY molto interessanti, a prima vista sembrano ben messi dal punto di vista licenze e regolamentazioni. Si appoggiano anche loro a BitGo con la solita 100 million policy. Guarda, sai cosa ti dico? Perché non sei il primo che me lo cita. Io me lo segno questo CoinLoan e mi sa che lo recensiremo molto molto presto, ok? D'accordo? Va bene, andata. Ciao Luke, cosa ne pensi di Solana? Enesima Ethereum killer senza uso pratico o ha del potenziale? A me intriga. Poi analisi Solana Bitcoin. Allora, io ti dico, a me è iniziato a intrigare quando ci hanno costruito sopra Serum. Parlo di quest'estate. Mi ero incuriosito e ero andato a guardare un bel po' di contenuti. Se tu cerchi sul canale di FTX su YouTube, hanno delle interviste... hanno fatto anche dei panel a tema DeFi e anche delle interviste singole dove c'è dentro proprio il fondatore di Solana. Parlano della DeFi, dei limiti attuali e di come Solana potrebbe andarli a superare. Allora, io ti dico in maniera molto trasparente, non è un Ethereum killer, perché sappiamo cosa vuol dire questa retorica qui, insomma è vuota, completamente vuota, però è un'ottima alternativa, un'ottima soluzione. Io credo molto nella competizione con Ethereum, ok? Quindi il fatto che ci siano nuove blockchain con caratteristiche diverse, magari più comode per soprattutto chi non ha grossi capitali, che sono i più penalizzati dalle fee di Ethereum e dalla sua lentezza, allora ben venga. Quindi il mio consiglio è: vale la pena scoprire cos'è, perché è molto interessante, potremmo farci anche un video dedicato. Lato speculativo, andiamo a vedere subito il grafico, che me la sono anche tenuta in watchlist. Andiamo a vedere il giornaliero.
Allora, abbiamo un pump e dump dovuto all'hype estivo, clamorosamente, e si è sgonfiato del tutto. Guardate, abbiamo fatto addirittura dei nuovi minimi ultimamente. In questo periodo si sta un po' riprendendo, però la forza del downtrend estivo, purtroppo, la rende poco appetibile per quanto mi riguarda. Quindi, ahimè, io ci starei abbastanza lontano. Cioè, un grafico così, per quanto mi riguarda, è brutto. C'è questa punta, ok, che mette tantissima pressione in vendita. Dal punto di vista proprio meramente teorico, per dare qualche livello di prezzo, si potrebbe andare a inquadrare questo 11.600 fino a 14.000 come primo livello di resistenza, un cluster settimanale. Però io ti dico la verità, di fatto, anche se superassimo questo cluster, credo che farei passare almeno un po' di tempo, proprio per il motivo che ho detto prima, insomma, di questa mega punta estiva che ha un po' alterato l'equilibrio del mercato. Insomma, c'è bisogno di una ridistribuzione e fino ad allora per me è poco appetibile. Ecco, questo è un po' il mio punto di vista. Spero di aver risposto un po' a tutte le tue domande. Ripeto, lato fondamentale vale la pena approfondirla, interessante anche solo come caso studio alternativo a Ethereum. I podcast su FTX molto belli a tal riguardo. Ciao Luca, come vedi Algorand? Guarda, lato fondamentale non l'ho mai approfondita, ti dico la verità. Lato speculativo te lo dico subito. Allora, direi non benissimo, così ho un primo sguardo, e anche a un secondo sguardo ti confermo il non benissimo, perché ha fatto un downtrend pressoché continuo, ok, guardate che roba, con qualche falso breakout. Guardate che è pazzesco, ha fatto qua un top, poi qui ha fatto un falso breakout e un assorbimento, e qui di nuovo, incredibile, sembra che ci sia qualcuno che lo manipoli e poi dumpi a suon di legnate. No, scherzi a parte, al momento è molto malmessa, perché guardate, i minimi sono totalmente decrescenti, non c'è stato nemmeno un low reclaim neanche con questo bull market delle altcoin, quindi questo è un segno abbastanza brutto. Qua c'è il primo low da recuperare a 2000 sat, cosa che sembra ci stia provando, ma sembra stia facendo ancora fatica. Di fatto anche il recupero di questo low non significherebbe molto, cioè sarebbe soltanto un segno fortemente anticipatore, e io non so chi ha il coraggio di andare ad aprire un setup long anticipatore su un grafico di questo tipo, ok? Allora amici, adesso è il momento andare a droppare il primo codice. Tac! Eccolo qua. Eccolo qua, mi raccomando, pigliatevelo, copiatelo dentro alla pagina account di PrimeXBT, che tra 20 secondi scompare. Allora, dove siamo arrivati nel frattempo? Ciao Luca, hai mai sentito parlare del grid bot di KuCoin? Allora, ne ho sentito parlare del grid bot in generale, non sapevo che ce l'avesse anche KuCoin, perché io non utilizzo KuCoin come exchange, ma so che c'è anche su Binance, se vi interessa, su Binance Futures. Ci potremmo fare un video magari, un approfondimento, non lo so, è da un po' che non faccio video su funzioni un po' più tecniche, potrebbe essere il momento. In questo periodo vi chiedo un po' perdono magari al pubblico un po' più tecnico di voi, ma mi sto cercando di concentrare su temi un po' più per tutti, perché c'è un grosso afflusso di nuovo pubblico e non vorrei, concentrandomi su temi troppo tecnici, andare poi a escludere le cose importanti per un nuovo arrivato, perché la cosa che a me preme sempre molto di più è andare a tutelare il più possibile un nuovo utente, non farlo cadere in scam, renderlo consapevole di cos'è il trading, in cosa sono le cripto e così via. Comunque andremo ad approfondire anche qua, io ho una lista di cose da trattare veramente lunga, credetemi. Bene, allora io direi che il codice ve lo siete preso? Sì, no, io spero proprio di sì, e direi che lo possiamo togliere o no? Io non ho visto il codice, guarda, è scritto qua in alto gigantesco, KQ7 eccetera eccetera, quindi direi che è abbastanza visibile. Michael Saylor ha comprato, non lo so se ha comprato ancora, però ha comprato anche quell'altra azienda che vi dicevo prima. Oggi si dice molto sul trend, sì, oggi effettivamente è una giornata molto molto importante. Allora, via il codice, tac, fuori uno, ne mancano due, comunque non lasciatevi demoralizzare dal fatto che qualcuno l'abbia già preso. Complimenti per la chiarezza dell'esposizione. Ti volevo chiedere se è possibile utilizzare il grafico BTC USD Shorts
per analisi tecnica di Bitfinex. Guarda, è interessante come grafico, BTC USD Shorts, adesso spiego anche che cos'è. In sostanza mostra su Bitfinex quante posizioni short sono aperte, cioè quanto margine ha utilizzato per le posizioni short. Ho forse preso in prestito. Beh, insomma, è proporzionale all'entità delle posizioni short aperte e allo stesso modo c'è quello dei long, ok? E poi c'è anche il rapporto, se non erro, long short, oppure si può calcolare. In ogni caso era interessante, adesso lo è un po' meno, perché il mercato dei derivati ha talmente annegato gli altri che in sostanza tutti gli occhi sono puntati su quelli. I derivati prima non c'erano, parlo di un paio d'anni fa, anche di più, e quindi il margin trading su Bitfinex era praticamente l'unico, quasi, modo per andare short su Bitcoin. Vi ricordate? Bei tempi, allora che non si poteva shortare Bitcoin. E quindi, caspita, era fondamentale questo grafico. Però io credo che adesso sia un po', non lo so, molto meno significativo, proprio perché con la quantità industriale di derivati e di volumi che ci sono sui derivati, ormai non ha più tanto senso guardare i parametri del margin trading. Ma a tal proposito, se tu vai ad esempio su Binance e vai a vedere, dunque, derivati USD margined su Bitcoin ad esempio, qua in alto da qualche parte dovrebbe essere questo, esatto, informazioni, dati del trading. In sostanza tu qui hai un po' di dati interessanti riguardo alle posizioni long short, ok? Questo è interessante perché di fatto ci va a dire, se noi alziamo un attimino il time frame magari a 4 ore, 4 ore, 4 ore, e 4 ore, questi grafici guardateli bene perché dicono tante cose. Guardate, allora dice innanzitutto quante in rapporto i migliori trader, che sono quelli che hanno un capitale più alto, si intende, su Binance, quanti sono long e quanti sono short, il numero di account e il controvalore totale delle posizioni, quindi singolo account e posizioni. Perché è importante? Beh, perché questo ci fa capire in quanti, in particolare le posizioni, in quanti sono long e short. In questo caso, ad esempio, il 52% sono long e il 47% sono short. Poi abbiamo il rapporto long short complessivo, inclusi i retail, e qua si passa al 61% long. Come vedete, i retail sono molto più long dei grossi trader, ok? Anche storicamente, perché di fatto, insomma, boh, sono più bullish, non lo so, c'è un motivo, magari c'è. È interessante questo grafico da osservare quando c'è una divergenza tra il rapporto long short retail e il rapporto long short dei top trader, perché di fatto c'è un'alta possibilità di squeeze e di sfruttamento delle posizioni dei retail da parte dei grossi capitali, dei grossi trader. Qui ci fa vedere il volume di ordini a mercato, che anche questo può essere utile quando ci sono dei forti sbilanciamenti tra acquisto e vendita, comunque dà un'idea un po' di un momento in atto. Allora, adesso questo lo chiudo, qui torno a Bitcoin, che lo sapete che ho la fissazione di averlo sempre dietro, e ritorno a rispondere alle vostre domande. Allora, ciao a tutti, ciao, sei un grande, grazie di tutto, ma grazie a te, grazie a voi, siete fantastici. Ciao Luca, cos'è Leo di Bitfinex? Grazie mille. Allora, è la coin di Bitfinex, di fatto. Immaginatelo come il BNB di Bitfinex. Le tokenomics, dunque, non le ho mai studiate approfonditamente. So che c'è un buy and burn anche lì, quindi in sostanza una parte dei profitti di Bitfinex viene reinvestito per riacquistare e distruggere i token Leo. Al momento non so quanto valga, fatemici dare un'occhiatina. C'è anche un po' pochi volumi ultimamente, ma non è né bene né male. Adesso è in uptrend un po' continuativo a partire da dicembre 19, però non lo so, non mi è mai ispirato più di tanto, perché mi ricordo che come tokenomics era meno completo comunque di BNB e di FTT, che sono i due che invece mi piacciono di più. Forse dava meno benefit sull'exchange, non mi ricordo neanche bene perché l'avevo guardato veramente tanto tempo fa, proprio appena era uscito, mi
ricordo, che ero tentato dal buttarci dentro qualcosa, ma poi ho detto no, lascia perdere, mi ricordo questo. Ciao Luca, è iniziata una nuova fase di accumulazione per Bitcoin? Chi lo sa? Guarda, io ti posso solo dire che sto tenendo d'occhio in maniera molto molto precisa e accanita quest'area qua, cioè questo range che si sta formando nell'intorno del cluster giornaliero. Però ne parliamo tra poco, perché nel frattempo questo potrebbe trasformarsi in un falso break, e se diventa un falso break è un setup short da manuale, attenzione, così come il reclaim sarebbe un setup long. Quindi oggi è tesa la situazione, è decisamente tesa. Tra l'altro mi stavo dimenticando una cosa, io ve ne ho parlato già l'ultima volta, ma ve ne parlo ancora, perché con la DeFi sapete che ogni volta io cerco di portarvi qualcosa di interessante, qualche spunto. È su Ethereum, quindi è figlio di tutti i problemi e tutte le noie di Ethereum, il gas, i prezzi, la lentezza, eccetera eccetera. Però in sostanza che cos'è? È Badger Finance innanzitutto, ve ne ho già parlato l'ultima volta. Ha raggiunto 1 miliardo di valore cubato, quindi è cresciuto tantissimo nel giro di poco tempo. Cos'è che lo rende così interessante? Allora, 3 cose. La prima è che ci sono solo pool di liquidità Bitcoin. In sostanza questo è uno strato superiore, immaginatevelo così, che si costruisce sopra i pool di liquidità. Potete vedere Curve, Uniswap e SushiSwap. Costruendoci sopra quest'altro strato, in sostanza si mettono le coin su Badger. Badger le va a distribuire sui pool che scegliete voi e vi fa farmare come dei cani, perché si farma Badger in una maniera incredibile. Non si farma solo Badger, ma si farma anche DIG, che è la nuova stablecoin algoritmica creata da Badger Finance, che è peggata al prezzo di Bitcoin. Vi ricordate come funziona Ampleforth, quella stablecoin che dovrebbe valere $1? Quando vale di più la supply aumenta al fine di aumentare l'offerta e abbassare il prezzo, quando vale meno la supply si contrae al fine di aumentare la domanda e con essa il prezzo. Questa DIG funziona in maniera molto simile, non uguale ma molto simile, per approssimazione diciamo uguale, perché non è la sede per discutere tecnicamente DIG. Si prende il prezzo di Bitcoin tramite un oracolo, che non so se è Chainlink, forse sì, e in sostanza fa lo stesso ragionamento: quando DIG vale meno di Bitcoin c'è il rebase positivo, quindi c'è più supply, e viceversa quando vale meno. E questa è farmabile utilizzando questi pool, è un'altra roba che ha veramente calamitato liquidità all'interno di Badger Finance. Guardate, ad esempio, se voi farmate, supponiamo, WBTC, dunque, qual è il più interessante? Forse quelli di Curve. Vabbè, ci sono questi pool con le varie versioni tokenizzate di Bitcoin, no? Quindi senza impermanent loss, e sostanzialmente farmando qua sopra si ottiene il 2,48% del rendimento di Curve, che di per sé sarebbe quello, più il 50% di Badger, più il 35% di DIG, per un totale dell'87% annuo per un pool senza impermanent loss. Cioè è allucinante. Ovviamente ci sono rischi annessi, perché è una piattaforma nuova, quindi mi raccomando, attenzione massima ad utilizzarla. C'è su 1 miliardo, quindi insomma inizia, cioè se non la hackerano adesso non so che cosa aspettano. Questo per dire che comunque è un'opportunità interessante, durerà poco, perché mi immagino che questi APY non saranno sostenuti a lungo, dipende fortemente dal prezzo di Badger. Ah, una cosa non vi ho detto, che se voi i Badger che farmate li mettete in stake, c'è un altro APY accumulabile, se ormai qua c'è, è un delirio, Costa DeFi è veramente un dannatissimo delirio. Vabbè, niente, sappiate che esiste. E dunque, continuiamo dove siamo arrivati. Ciao Luke, fuori dai denti, ma tu pensi che ci debba ancora essere un alt season da ora a fine febbraio? Guarda, io ti dico, siamo in piena alt season di fatto, perché io guardo la Bitcoin Dominance per valutare se siamo in alt season o no. Siamo in piena alt season e di fatto
la configurazione non accenna ancora a invertirsi, perché guardate il trend, abbiamo comunque un trend decrescente della dominance, le medie mobili di conseguenza seguono il trend, sono incanalate verso il basso e fin tanto che non si inverte questa situazione, ovvero dominance che crossa la EMA 30, EMA 9 che crossa la EMA 30 e così via, non c'è inversione, quindi esposizione in altcoins concessa in maniera maggiore, questa è la mia regola, come sapete, sempre con attenzione, con un occhio di riguardo, non farsi mai prendere la mano dalle altcoin, quella è una regola che vale sempre, però ripeto, non c'è ancora segno di rallentamento della alt season stessa, non bisogna farsi ingannare da una giornata rossa, così come quando c'è una giornata verde di pump delle altcoin durante un uptrend della dominance, non bisogna farsi invogliare a buttare dentro soldi nelle altcoin che poi vengono puntualmente prosciugati nel tempo di un giorno. Allora, grande Luca, ci puoi dire due parole come usi questo volume con POC? Grazie. Guarda, in realtà ultimamente non lo uso neanche tanto perché non ci sono troppe aree di interesse qua. In ogni caso, te lo dico subito. Io in sostanza lo utilizzo per andare a valutare in quali aree di prezzo ci sono volumi maggiori o anche minori, perché sia l'uno che l'altro sono dati importanti. In particolare, dove abbiamo volumi alti, guarda ad esempio che concentrazione tra 22750 e 23880, quest'area qua, c'è una concentrazione pazzesca di volumi. Cosa vuol dire? Beh, vuol dire che quest'area è un'area molto accumulativa. Questa è una cosa che purtroppo non ti aiuta a priori, ti aiuta a posteriori. Nel senso, tu quando sei all'interno di questo range, quindi torniamo nel passato al 24 dicembre, vi piacerebbe, siamo all'interno del range, vediamo l'accumulazione, non sappiamo se è un'accumulazione o una distribuzione. Possiamo ipotizzarlo. In che modo? Beh, innanzitutto guardando il trend, se il trend è rialzista è più probabile un'accumulazione statisticamente, e in seconda battuta si può fare una microanalisi all'interno del range per vedere se la maggioranza dei volumi è sotto o è sopra. Solitamente se c'è più volume sotto è un'accumulazione, viceversa una distribuzione. Però prendete con le pinze proprio queste regole, perché non hanno valore predittivo. Una volta che avviene il breakout, tu sai che quest'area era accumulativa e quindi maggiore è la quantità di volumi, maggiore è la forza dell'accumulazione stessa. In seconda battuta, sempre portando avanti l'asse del tempo, andiamo avanti, questo rimane chiaramente e ci diventa un altro indicatore molto forte, perché quando abbiamo un livello importante di volumi in un'area di prezzo, con buona probabilità quell'area di prezzo è un nuovo attrattore. Cosa vuol dire? Che se adesso continuiamo a scendere c'è buona probabilità qua di lateralizzarci per un po', proprio perché è rilevante dal punto di vista del pricing complessivo del mercato, ok? Molte mani hanno scambiato Bitcoin lì e quindi ha un prezzo molto importante, ha un effetto un po' magnetico, e allo stesso modo se tale livello poi viene perso a ribasso, questo introduce una potenza importante da parte dell'offerta e ci aiuta anche a capire quello. Il point of control banalmente va a prendere il punto con maggior volume in assoluto, in questo caso è qua giù, però qua è sull'intervallo visibile, e quindi vale la pena forse andarlo a mettere su un intervallo fisso con cui si va a evidenziare soltanto l'ultimo movimento. Eccolo qua, vedete? In questo esempio io sono partito da qui e ho terminato qui, ho preso tutta l'ultima leg up, proprio per andare a vedere come i volumi si sono andati a distribuire al suo interno. Magari con un pelino più di risoluzione non sarebbe neanche male, però aspetta, tac, facciamo numero barre 150. Così si vede un po' di più. Eccolo, vedete, qua vengono evidenziate un po' meglio alcune aree. Abbiamo ad esempio l'area 26.850 e dintorni, questa qua, che è un punto importante perché ci sono tanti volumi. Qua sotto ce lo conferma che ci sono tanti volumi, e allo stesso modo dove c'è del vuoto, dove ci sono pochi volumi, significa che quel prezzo lì è poco importante e con buona probabilità verrà scavalcato facilmente e molto in fretta.
Questo è tutto quello che praticamente so sul volume profile. Magari mi perdo qualcosa, non lo so. Come sempre voi ditemelo se mi perdo qualcosa o se avete qualcosa da aggiungere. Allora, puoi esaminare il grafico di Aave con Bitcoin? Molto, molto volentieri. Andiamolo a vedere anche perché è bello. È molto bello come grafico. Allora, nuovi massimi. Benissimo, cominciamo con un ottimo proposito. Nuovi massimi in un uptrend veramente veramente marcato e adesso c'è la prima candela di storno. Allora, purtroppo io mi ricordo che noi lo seguivamo qua e cercavamo l'entry nel retest di questa zona e non c'è mai stato, mannaggia lui. Andiamo a vedere il weekly per avere una panoramica più completa. Come vedete abbiamo 6712 come primo supporto importante, questo qua. Questo è il primo livello davvero importante. Poi abbiamo un altro livello di supporto che si trova qua sotto a 5273. Quindi qualora dovesse iniziare una correzione più profonda, questo è un ottimo possibile entry assieme a quest'area, quindi tutta questa zona qui. Qualora invece la correzione fosse limitata, un buon entry potrebbe essere questo 6712, ok? Perché adesso c'è da vedere cosa vuol combinare. Ha rotto di nuovo la liquidità e ha rotto chiudendo sopra i massimi, quindi ha trovato il suo high. C'è da vedere se adesso sta andando a cercare il low per poi ripartire oppure se questo è soltanto un dip prima di ripartire. In ogni caso, ripeto, livelli chiave questi tre al momento sui quali eventualmente entrare long su ritracciamento su ipotesi appunto di continuazione rialzista. In ogni caso, riguardo il placement dello stop loss, andiamo a vedere dove potrebbe essere. Caspita, l'iperestensione lo rende un po' complicato, perché anche con un ingresso qui io personalmente non metterei lo stop loss così vicino, lo metterei semmai qua sotto. E però mettendolo qua sotto sei in piena entry area numero 2, quindi capite che sono posizioni non a ottimo rischio rendimento queste, purtroppo. Forse c'è di meglio, altrimenti il primo stop che mi viene in mente è in questa zona qua, cioè sotto anche a questo livello, sotto alla seconda area in sostanza di cui abbiamo parlato poco fa. Purtroppo l'iperestensione crea anche questi problemi, fatichi a mettere lo stop loss. Torniamo a noi e direi, dunque, quanto siamo? 37 minuti. Codice numero 2? Facciamo il codice numero 2? Allora, tac! Eccoci qui. Allora, andiamo avanti nel frattempo con la lettura delle domande. Cake Boost, andiamo a vedere Cake Boost. Quello di PancakeSwap, la nostra piattaforma di DeFi preferita perché costa poche fees. Allora, CakeBoost sta approcciando un po' i massimi. È qua, vedete, tac. L'ha rotto e adesso, cioè oggi stesso, l'ha ritestato ma con assorbimento. Non lo so, io se volete la mia opinione per come è fatta Cake non ci investirei mai, proprio perché è una moneta alimentata da un forte ciclo speculativo. Ne ho parlato anche durante il video di PancakeSwap. In sostanza, PancakeSwap è il classico pool di liquidità dove dai liquidità e farmi Cake. Metti in staking Cake, farmi altro Cake. Quindi il tutto tende a gonfiarsi molto finché la gente tiene fermo Cake lì, no? Quando inizia la selling pressure, quindi qualcuno inizia a vendere, Cake inverte il trend di fatto, allora cosa succede? Succede che immagino meno gente metterà in staking Cake e più gente venderà Cake, perché magari farmando uno vende subito vedendo che il trend è decrescente e quindi fa molto in fretta ad invertire. Questo la rende una coin non ideale a essere holdata, mio personalissimo parere, mi raccomando. Lo sapete, le coin farmabili a me non sono mai piaciute più di tanto. Bene, andiamo avanti. Bene, ve lo siete beccati il codice, che così direi che possiamo oscurare anche questo. Tac, preso il secondo, grande Gabriele, ce l'hai fatta, complimenti. Tra poco arriva il terzo, state sul pezzo, mi raccomando. Allora, quando tradi alt BTC per accumulare maggiori BTC, come scegli l'alt per iniziare? Quando il gain,
Quanto gain deve fare per essere soddisfacente il trade? Guarda, ti dico, non ho nessun tipo di target in quel senso lì. L'altcoin che scelgo, la scelgo guardando i grafici. Quindi io vedo innanzitutto la dominance e in base a quello decido se espormi o meno in alt e quanto espormi in alt. Una volta che lo decido, ovviamente vado a scegliere la singola alt. Di solito io rimango tra le più capitalizzate, non sto ad andare alle low cap che sono delle scommesse, veramente è totale gambling quello. Vado a prendere tra le high cap, le più capitalizzate, quelle che hanno dei setup che mi sembrano belli, il che vuol dire che hanno un punto chiaro dove mettere lo stop loss, che hanno un'area di entry bella pulita e che hanno un trend soddisfacente e ovviamente che mostrano un setup tale per cui vale la pena tradarlo, come un breakout, come un higher high, higher low e così via. Vi ho fatto l'esempio recentemente quando ho aperto la posizione su Chainlink, poi stavo seguendo anche altre posizioni tipo Aave, l'ho missata perché c'era quell'altro setup lì. Insomma, ogni volta che io vi condivido qualche trade, in particolare su Telegram, vi condivido anche il setup sul quale si basa. Ecco, tra poco che andiamo a vedere i grafici, andiamo a fare un refreshino anche della posizione su Link. Teste spalle su Bitcoin Dominance? Caspita, non ci ho fatto caso, andiamo a vedere. Urca, potrebbe, non so se vale sulla dominance un discorso di questo tipo, però cioè, ho sempre pensato di no, perché ok l'analisi tecnica ma senza farsi prendere troppo la mano, però seguiamolo come scenario, potrebbe essere una rivelazione se qualora si dovesse avverare, vediamo un po' che succede. Ciao Luca, se non ricordo male, fai il ribilanciamento del tuo portafoglio una volta al mese. Per quanto riguarda le cripto, sì, altrimenti trimestralmente. Ma quando ci sono forti movimenti bullish, ribilanci prima in vista anche di un ritracciamento? No. No, sempre a fine mese, io non considero proprio l'andamento del prezzo. L'andamento del prezzo lo considero per eventuali coperture short, nel caso, oppure per eventuali trade speculativi, quello sì. Però il movimento del prezzo sul portafoglio complessivo non tendo a non considerarlo. Il ribilanciamento ha proprio questo scopo qui, di fare tutto un po' da solo in maniera abbastanza elastica. A tuo parere ha senso raffrontare un altcoin con Ethereum come segnale di trading? Grazie. Ti dico, io non l'ho mai fatto perché ci sono pochi volumi di scambio tra le alt ed Ethereum e soprattutto perché Ethereum è già bello volatile di suo, quindi rischi di trovarti una coppia che, non lo so, ti dà dei parametri un po' strani. Io di solito lo faccio con Bitcoin e mi trovo abbastanza bene così. Ciao Luca, ciao a tutti. Cosa fare in questi giorni? Atteso a cercare di speculare? È bella domanda, eh? Guarda, dipende da cosa vuoi combinare. Le opportunità ci sono sempre, perché se uno vuole speculare a tutti i costi, può andarlo a fare sul time frame orario, 2 ore, 4 ore, 30 minuti e così via. Io personalmente sono fermo da un bel po', nel senso che l'ultima posizione che ho aperto era lo short qui, di copertura, neanche speculativo, tra l'altro. Volendo adesso qualche setup all'orizzonte c'è, adesso tra un paio di minuti lo andiamo a vedere, anche perché abbiamo già superato i 40 minuti, non anni, ne ho compiuti da poco 31, non ho ancora superato i 40. Allora, ciao Luca, sto approcciando il mondo cripto con l'app crypto.com, immagino. Dato che parliamo di cifre piccole, devo tenere traccia di tutti i movimenti e dichiarare eventuali guadagni o finché i soldi restano sull'exchange posso compilare solo il quadro RV? Meglio fare trade tra Bitcoin e altcoin senza passare dal portafoglio fiat? Consigli su come muoversi per qualcuno che vuole iniziare a fare piccoli trade per evitare troppe incombenze? Guarda, ti dico la verità, finché si parla di cifre così piccole non ti verrà mai a rompere le scatole nessuno, ok? Si parla di 1000 euro, non ti dice niente nessuno. Dal punto di vista teorico, quindi quello che bisognerebbe fare, bisogna dichiarare sul quadro RW tutte le giacenze detenute in exchange oppure all'estero oppure in wallet. Bisogna dichiarare dal punto di vista della tassazione dei guadagni soltanto i trade speculativi, quindi i trade di controvalore maggiore di 50 è quello che è,
oppure quelli sugli strumenti derivati, che sono speculativi per definizione, altrimenti no. Io ti dico, tu dichiara sul tuo quadro RW che te ne stai tranquillo nel caso in cui in futuro Bitcoin arriverà a 10 milioni e non stare a impazzire a segnarti tutte le operazioni, che per 1000 euro non c'è nessun tipo di obbligo. Holderanno questi colossi del Nasdaq? Bah, io non penso che abbiano comprato 150 milioni di dollari in Bitcoin per venderlo tra una settimana, cioè non credo che si facciano tutti sti sbatti qui, poi tutto è possibile. Ciao Luke, puoi spiegare in cosa consiste in termini semplici un layer 2 di Ethereum? Qual è il meccanismo che sta dietro la grande differenza del costo delle fee? Allora, in sostanza non è un livello 2 nel senso che non avvengono le transazioni sulla blockchain Ethereum. Tu in sostanza con Ethereum interagisci soltanto nel momento in cui migri il capitale da Ethereum al livello 2 e dal livello 2 di nuovo Ethereum. Quelle sono le uniche due transazioni su Ethereum. Le altre transazioni avvengono sull'altra chain, che in sostanza ha un algoritmo di consenso tutto suo basato su diversi metodi, oppure ci sono delle ottimizzazioni delle transazioni come le ZK rollups, le optimistic rollups. Ci sono alcuni tecnicismi, se vuoi andare a cercartele su Google trovi cosa vuol dire esattamente, ma in sostanza è un modo più smart di gestire e compattare le transazioni in modo che tu con Ethereum hai solo due punti di contatto, alla migrazione e al ritorno, nel mentre è tutto gestito sul livello 2, ok? Quindi essendo gestito sul livello 2 non devi caricare la blockchain Ethereum, hai un algoritmo diverso che ti va a includere le transazioni nella blockchain e questo ti permette di sgravare completamente le fee. Questo è un po' semplificatissimo come funziona. Allora, io direi che possiamo andare a girare sui grafici. No, stavo leggendo quest'altra domanda che adesso vi giro anche a voi. Ciao Luca, ho sbagliato alcuni piani dovuto al mio eccesso di guadagno. Venduto un po' troppo e troppo in anticipo. Cosa dovrei fare secondo te? Spararmi o soffocarmi? Dai, direi che ci sono metodi meno drastici. Logicamente scherzo. Ma ero troppo sovraesposto in Bitcoin e devo riequilibrare il mio portafoglio. La restante parte investo in ETF azionari. Ora ho ancora parte in Bitcoin, ma non vorrei essermi perso il treno. Aia, questo non si dice. Ho tenuto della liquidità in Binance Earn, pronta all'acquisto, ma qua continua a salire. Allora, sento odore di FOMO. Non so se anche voi sentite questo odore. Io lo sento ed è abbastanza forte. Quindi, calmati, fai un passo indietro e innanzitutto io presumo che tu abbia fatto un profitto vendendo. Quindi parti da lì. Hai fatto un bel profitto, complimenti, goditelo. Non impazzire dietro a quello che hai perso. Adesso, fai un altro passo indietro e valuta la strategia che tu hai con la quale approcci Bitcoin, cioè tu entri in Bitcoin con una regola oppure con una percentuale di portafoglio da tenere sempre stabile, hai un piano d'accumulo in essere, hai una strategia di mediazione del prezzo al ribasso, porta avanti quella strategia. Se si tratta di mera speculazione, quindi di trading proprio finalizzato al profitto sull'operazione, allora aspetta il prossimo setup long, ce ne sono veramente sempre, long o short che sia. Questo è un po' quello che mi sento di consigliarti, cioè non dire mai più ho perso il treno, perché quello veramente ti rovina con le tue stesse mani, e soprattutto non farti prendere dall'emotività, ma pensa qual è la tua strategia, il tuo metodo. Se non ne hai uno, purtroppo hai fatto un errore e ti è andata bene perché hai fatto un profitto comunque, ma hai fatto l'errore di improvvisare. Non farlo mai più, mettiti lì, studiati una strategia, fai un bel piano e mettilo in azione. Il piano deve avere come obiettivo un investimento di lungo termine, quindi dire, non lo so, io voglio espormi tot a Bitcoin, voglio espormi in tot percentuale a Bitcoin rispetto agli altri asset che hai detto di avere, e poi porta avanti anche un piano di mantenimento, ne avevamo parlato in un video dedicato, ribilanciare il portafoglio oppure andare a gestire le varie posizioni spingendo col piano d'accumulo sull'asset in minoranza e così via. Insomma, l'importante è avere una linea guida che non ti faccia dire ho perso il treno, non ho perso il treno, ma che tu abbia tutto sotto controllo. Adesso giriamoci e andiamo a vedere il grafico di Bitcoin, e tra poco arriva il terzo codice. Allora, Bitcoin, cosa ci combini di bello? Eccoci qua. Allora,
Come vedete, il primo approccio importante è stato col cluster 32-33.000. Questa è l'area di prezzo che abbiamo definito più importante in assoluto in questa fase, ok? Quest'area di prezzo è stata bucata il 21, poi è stata ritestata, poi ci abbiamo navigato dentro, ha fatto un po' da attrattore, quindi ha perso di rilevanza di fatto, posso dire, perché non è più un livello di supporto o resistenza, ma è diventato un attrattore di prezzo, in quanto tale non è più utilizzabile come supporto o come resistenza. Adesso quindi dobbiamo aggiornare un po' l'analisi con i nuovi livelli. Quali possono essere i nuovi livelli? Beh, uno ce lo suggerisce già questo time frame e è 33.970, il low precedente, che è stato bucato portandoci a fare un lower low. Quindi attenzione, la struttura attualmente è ancora quella di lower highs, lower lows. Fino a prova contraria la correzione è ancora in essere, quindi partiamo da questo presupposto. Altrettanto importante è il presupposto che il macro è ancora estremamente bullish, ma questo penso che sia abbastanza scontato. È facile fare un'analisi di questo tipo se uno non sa come definire il macro e la struttura attuale, partendo dal time frame settimanale. Sul time frame settimanale abbiamo massimi e minimi crescenti, bullish. Time frame giornaliero, low time frame cosiddetto, massimi e minimi decrescenti, bearish, ok? Quindi questa è la situazione, macro bullish, micro bearish, ritracciamento durante una fase molto fortemente rialzista. Questo è quanto. Poi ovviamente col fatto che abbiamo un ritracciamento durante un macro rialzista, le operatività sono dunque due o tre anche volendo, perché la prima ovviamente è andare a cercare il long speculativo. Long speculativo perché? Perché, ripeto, il ritracciamento è su un macro rialzista e quindi andando a cercare il long si ha più probabilità di successo rispetto allo short. Seconda operatività, lo short di copertura, al fine di coprire la posizione spot che si ha sul mercato rialzista, chiaramente. La copertura avrà un size molto minore di tutta la posizione spot, perché c'è chi opera così, però io mi sento di dire solo un pazzo sarebbe net short su una situazione di questo tipo, ok? Perché per quanto sul daily abbiamo massimi e minimi giornalieri, abbiamo comunque un macro fortemente rialzista, quindi da investitore non ha senso essere net short, questo sia chiaro. Quindi la copertura ha lo scopo di proteggersi per tutta la durata, per la maggior parte della durata del ritracciamento, da il ritracciamento stesso, quindi dal calo di prezzo che il ritracciamento comporta. Operatività numero 3, accumulazione e abbassamento del prezzo medio di carico. Ci sono delle strategie che prevedono, anziché fare il piano d'accumulo blind, quindi ogni mese senza guardare il prezzo, magari che attendono le fasi di ritracciamento durante i macro bullish o comunque le utilizzano lo stesso per andare ad accumulare sui livelli chiave. E allora in questo caso ovviamente è una possibilità, ok? Ci sono tutti i vari livelli che abbiamo sempre descritto e rimangono sempre assolutamente validi. Quindi ricapitolando tutto, ci sono possibilità speculative che ovviamente sono sia long che short, ma sul long c'è maggior probabilità di successo perché segue la struttura macro. E quindi volendo, andando avanti, facendo un passo in più, se si va a cercare la posizione long speculativa, si può cercare di tenerla anche trend follower, che vuol dire che se ci va bene, facciamo un esempio con una posizione concreta, breakout e retest qui, ok? Se oggi dovesse chiudere qua sopra, io cerco il retest qua sotto, metto lo stop loss ad esempio qua, cosa a caso, oppure qua sotto, e il take profit trend follower. Cosa vuol dire? Vuol dire che il potenziale rendimento è illimitato e il rischio è contenuto. Questa è una posizione a rischio rendimento asimmetrico che funziona bene di solito. Però se una posizione così tu la facessi al contrario, il che vuol dire stop loss qui supponendo, lo short e nessun take profit perché la tengo trend follower, essendo il macro bullish ha meno probabilità di andare bene. Cioè solitamente una posizione che va contro la struttura principale è meglio farla
con un take profit ben definito, a meno che non sia una copertura, ovviamente. In tal caso è una cosa diversa. Quindi uno short, ad esempio, da qua potrebbe arrivare qua, potrebbe arrivare qua, potrebbe arrivare qua e così via, però non da lasciare aperto alla cieca. Insomma, un take profit ogni tanto va bene. Perché? Perché comunque questi livelli sono livelli di potenziale accumulazione long e quindi potrebbero scatenare domanda. È sempre un po' questo discorso. Una volta che abbiamo capito adesso tutti i possibili setup che un grafico del genere ci suggerisce, andiamo a vedere i livelli. I livelli, abbiamo detto, il cluster non vale più niente, cioè vale come tienici l'occhio intorno perché è un'area chiave. Abbiamo il low qua sopra come primo livello importante che oggi stesso stiamo affrontando, e è importante capire in che modo lo affrontiamo, perché se facciamo un bel low reclaim è un bel segnale. Se il low ci fa tac fuori dai piedi e ci sbatte di nuovo giù, è un segnale bearish, banalmente. Attualmente ci stiamo muovendo in questo range, dicevamo. Il range low dove si trova? Ce lo dice il time frame 4 ore. Il time frame 4 ore aiuta molto a esaminare questa attuale situazione, perché sostanzialmente innanzitutto ci amplia un po' questa area qua sopra di range high e ce la fa così più o meno, ok? Vedete che questa area inclusa nel rettangolo è tutta un'area di potenziale range high, perché abbiamo dei pool di offerta e di domanda un po' incrociati. C'è da vedere come reagiamo. Il range low invece è questo livello qua che nasce da un cluster intraday, tac. Sto parlando dei $29,876. In particolare poi possiamo andarlo a rinforzare con questo livello e quest'altro livello, perché vedete sono livelli importanti, però io non lo farei, perché vado solo ad aggiungere livelli che lato operativo non mi dicono nulla a un livello che invece è molto più rilevante, quindi rischiamo poi di perdere di vista il livello che è davvero importante. 29876, quindi in sostanza il breakout dal range qua sopra è un segnale bullish, con, volendo speculativamente, anche un take profit qui o altrimenti trend follower, come dicevamo. Al contrario, la perdita di questo impulso di breakout, quindi potrebbe già essere chiudere delle candele qua sotto o qua sotto, prendere la liquidità e chiudere qui, è un segnale bearish di continuazione ribassista con primo target 29876. Se perdiamo 29876 andiamo avanti di uno step. Guardate tra l'altro come questa zona nel costrutto intraday, adesso tiriamo via un po' di linee che non valgono più niente, adesso queste due teniamole. Se voi guardate il costrutto intraday, questo ha alle sembianze di un triangolo ribassista al momento, quindi di nuovo importante più che mai vedere se rompiamo con un po' di vigore. Ecco, figurati, no, ok, volevo cancellare lì. Comunque ci siamo capiti, ok? In sostanza la situazione è questa qui. Le operatività ve le ho dette tutte quelle possibili, avete l'imbarazzo della scelta, la scelta è vostra. La mia qual è? Ho shortato per copertura in quest'area qua, ve l'avevo detto, e punto. Qualora andiamo a perdere questo range a ribasso, oppure questo costrutto qua, a incrementare un pelino lo short. Al momento copro il 5% circa e vi dico, adesso la perdita, il segnale soltanto sulle 4 ore così, non è forte quanto la perdita di tutta l'area, però non è neanche debole, perché comunque se voi lo incrociate col daily, sul daily abbiamo il retest del low e vedete che lo stiamo già facendo. L'abbiamo bucato il low, e se adesso il micro, l'intraday, ci va a creare un costrutto bearish, in sostanza è offerta su resistenza il setup, che è un setup appunto ribassista. Questo è quanto. Procediamo con Ethereum. Allora, Ethereum, Bitcoin, eccoti. Che anche lui oggi ha flesso un po', ma nessun tipo di preoccupazione. Ethereum è on fire, è devastante. Guardate che robe combina. Allora, per farvi capire la situazione, questo è il grafico settimanale e al momento ha superato tutto questo blocco, che è l'andamento di Ethereum da settembre 2018 a oggi. È un gigantesco costrutto di bottom. Fate voi i calcoli, non aggiungo altro. Perché in questo momento
tutta questa area è una possibile entry area, in sostanza. Tutta questa è un entry. Nient'altro da aggiungere. Stop loss, dove lo mettiamo? Allora, lo possiamo andare a mettere sempre sotto a questo livello qua, 0.0335. Ve lo ricordate? Il livello infame di resistenza che ci ha ostacolato tante volte. Ecco, qua sotto ci può stare lo stop su ipotesi di accumulazione qua dentro, che è un'ipotesi alquanto valida, perché non l'ho tirata così a caso. Guardate quanta liquidità ci si trova dentro, questo è il motivo. Ethereum chiuso, direi. Io ero entrato, lo sapete, in questa zona, che a vederla adesso, cioè, mi dico madonna che culo, incredibile. E però vabbè, il setup ve l'avevo descritto, lo sapete un po' come cos'è che mi ha portato a entrare lì, l'abbiamo visto di volta in volta. Avevo setup 2 dove volevo fare compounding, ma l'ho missato perché non c'è mai ritornato, niente da fare, vabbè, poco male. Andiamo avanti con Link, che è l'altra posizione che ho aperto, e Link sostanzialmente è ben messa anche lei, molto ben messa, e tra l'altro si sta appoggiando in questo istante su un'area che è un possibile entry anticipatore. Non vi dico altro. Allora, sostanzialmente io ero entrato dal breakout, vedete, costrutto di bottom, breakout, andare ad identificare l'entry area. Avevamo detto, prendiamo questo pool di liquidità e lo incrociamo anche con questo. Io mi ero esposto dal lato, non voglio missare, quindi ho messo una parte della posizione qui e un'altra parte che ho missato, quindi ne ho presa 2/3 della posizione, sono esposto 2/3 R su Link. Adesso ha cozzato la resistenza, flessione, ma ha preso l'entry, breakout della resistenza, non è ancora andato a cozzare la successiva, ma oggi, che è un giorno di sgonfiaggio per le alt, ha fatto una flessione fino a ritornare sulla sua precedente resistenza, questo clusterino che nasce qua dentro, ok? Quindi questa potenzialmente è un entry area al momento, per come è posizionato. Entry area aggressiva perché abbiamo soltanto una conferma, abbiamo chiuso soltanto una candela giornaliera dopo il breakout lì sopra, però è un papabile entry con stop loss di nuovo qua all'interno, ok? Quindi per estensione, visto che comunque se adesso Bitcoin dovesse strappare in qualche modo, io mi immagino che potrebbero flettere ancora un po' le altcoin, si potrebbe andare a splittare un entry area da qua fino anche a scendere, quindi in tutta una zona così. Stop loss, ripeto, in questa zona, sotto all'area qua di consolidamento. L'importante è quello. Questo è quanto. Allora, adesso andiamo a rispondere a qualche ultima domanda vostra e nel frattempo vi droppo il terzo codice. Siamo un'ora, attenzione, un'ora. Tac, terzo codice arrivato. Nel frattempo vediamo un po' cosa avete da chiedere, da dire. Mamma mia, quante domande. Potresti analizzare il grafico di Tron che rimane abbastanza piatto ultimamente e non riesco a capire il perché. Ma chissà che succede, eh? Allora, andiamolo a vedere, Tron, di fatto, più che piatto, sta scavando una fossa profonda. Io lo guardo in Bitcoin, tu probabilmente lo stai dicendo in dollari, però il grafico Tron Bitcoin è da mani nei capelli, è veramente brutto, ma come poche altre cose al mondo. Bruttissimo davvero, come il nostro debito pubblico più o meno. E come vedete, cioè, c'è un downtrend senza pietà che non accenna a finire. Intoccabile Tron per quanto mi riguarda. Allora, ciao Luke, come vedi FTT e Cardano in questi giorni? Te lo dico subito. Allora, FTT, che tra l'altro io sono affezionato a FTT. Allora, FTT lo vedo bene perché di fatto ha fatto un bottom in questa zona che, se voi guardate, vi ricordate, non so se qualcuno di voi ha visto il primissimo video che ho fatto su FTT, ci trovavamo più o meno qua in questa zona e io parlavo di come avevo pianificato il mio investimento in FTT con il mio piccolo piano d'accumulo, no? Non so se mi state sempre seguendo anche su quella partita lì, e in sostanza avevo detto, caspita, lato speculazione c'è un setup pazzesco, c'è un cluster pazzesco qua a 2000 sat.
Però da lì in poi non si è mai più visto, il tempo è passato, eravamo nel lontano 2019 e così via. Adesso, guardate, proprio dopo questo ritracciamento l'ha usato proprio come bottom. Quindi al momento è molto ben configurato, se guardiamo il settimanale, perché abbiamo poi un altro livello chiave qui. Questo direi che può sparire tranquillamente. Poi abbiamo un altro livello chiave qui, che però mi piace di più adesso farli in giallo, perché... Ok, tac... E poi, volendo, proprio volendo, possiamo andarlo a farlo a far confluire con questo clusterino qui, che è intorno al quale adesso stiamo un po' lateralizzando. Che dire, c'è un'area palesemente bullish qua sopra, di domanda intendo, che se me la fate evidenziare la mostro anche a voi, qua, tac. Lo state vedendo, vero? Non c'è il codice sopra? No, ok. Adesso lo tiro via il codice perché ormai è stato preso di sicuro. Tac. Torniamo a noi. Allora, dicevo, quest'area è la resistenza. Adesso dovessimo flettere, si potrebbe arrivare anche fin qua. Ma se non arriviamo fin lì, vediamo sul giornaliero se c'è qualche altra area, volendo anche qua. Ok? È possibile andare a fare qualche piccola accumulazione. Tuttavia io non ho mai visto bene FTT come coin speculativa, perché non ha dei grandi volumi, quindi non lo so, un po' irregolare, ecco, questa è la mia opinione. Però ripeto, livello 1 2863, livello 2 l'area intorno ai 2400, sono due potenziali livelli accumulativi. Cardano invece forse è più interessante, perché ha appena rotto un'area di offerta importante, questa sopra i 939 fino ai 9, ai 1000 in sostanza. È stata rotta a rialzo ed è stata ritestata in pieno proprio, tac, pulita. Adesso quest'area è ancora valida finché non la perdiamo. Al momento ci stiamo sopra, quindi il breakout è avvenuto. La struttura è bullish per il momento e quindi di nuovo questa si propone come area di eventuale entry. Abbiamo la possibilità di stopparci qua sotto oppure un po' più giù, ok? Questa è una scelta che bisogna prendere. Però quest'area è assolutamente ancora un bel pool di domanda per quanto mi riguarda. Amici, io vi ringrazio di avermi seguito, per avermi seguito. Abbiamo fatto 1 ora e 5, anche oggi abbiamo sforato un po', ma non importa perché qua vedo che siete talmente carichi. Qualcuno addirittura mi sta chiedendo Bitcoin, dai un'occhiata a Bitcoin su time frame un minuto. Ma sì, e poi cosa guardiamo? Guardiamo un generatore di segnali casuali, no scherzo. Un minuto è meglio, forse, cioè non puoi fare un'analisi su un minuto, scherzi a parte. E comunque di nuovo, grazie per avermi seguito. Noi ci rivediamo, non temete, mercoledì in live alle ore 19, ricordatevi il mercoledì alle 19, quindi se avete delle domande da farmi, mi raccomando, tenetevele per mercoledì. Nel frattempo vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, che ne vale assolutamente la pena. Vi condivido un po' di contenuti molto easy, come vedete, curiosità, notizie, cose indirizzate ai neofiti, facili da comprendere, con un impatto immediato, senza tecnicismi, senza robe strane. Vi scillo il link qua sotto e poi così nelle storie, insomma, ogni tanto organizziamo qualcosa, vi ricordo gli eventi importanti, facciamo 2 risate, magari facciamo qualche sessione di domande e risposte, insomma, seguitemi anche lì. Vi lascio il link per chi segue sul tubo nella descrizione. Vi faccio un carissimo saluto, amici, buona serata e a mercoledì. Ciao a tutti.